Buongiorno da Carmine Albanese. Ultima ora, tragico incidente ad Albano di Lucania. Doveva essere una giornata di festa ed invece Albano di Lucania si veste a lutto per la tragedia che ha colpito Simone Danzi, giovane ragazzo residente a Campomaggiore che ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un albero sulla strada provinciale 7 nel comune di Albano di Lucania. In segno di lutto, il sindaco di Albano, Bruno Santamaria, ha deciso di annullare l'evento delle Notti della Magia previsto nella serata di ieri. Anche il sindaco di Campomaggiore, Nicola Blasi, ha proclamato il lutto cittadino. Sempre a causa di un incidente stradale chiuso al traffico, la strada statale 93 Appulo Lucana, al chilometro 63-300, all'altezza di Lavello. Le deviazioni sono segnalate in loco. Principio d'incendio all'ospedale San Carlo di Potenza è accaduto nel reparto di cardiologia nella tarda serata del 26 agosto. Sono andati a fuoco alcuni suppellettili, fogli e un computer in una stanza adibita a studio medico. Il personale del reparto ha subito dato l'allarme e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme. La WILP FPL chiede in un comunicato maggiore sicurezza negli ospedali lucani e un controllo antincendio in tutta la struttura del San Carlo. Allerta meteo. La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali in Puglia e Basilicata. Infatti si prevedono precipitazioni isolate e sparse a prevalente carattere di rovescio temporale, soprattutto nelle ore pomeridiane. Fabrizio Moro e Gigi D'Alessio a Viggiano. Torna in grande stile la festa del Sacro Monte di Viggiano, dove si festeggerà la Madonna Nera, protettrice della Basilicata. Lunedì 5 settembre ci sarà il concerto di Fabrizio Moro, mentre il giorno successivo sarà Gigi D'Alessio ad allietare il pubblico. I concerti si svolgeranno in piazza Papa Giovanni XXIII alle ore 22. Da Carmine Albanese è tutto, grazie per l'ascolto, aggiornamenti alla prossima edizione.